Ciao amici, io sono Gaia e voi siete i benvenuti su The Chili Roads. Oggi ho intenzione di rispondere ad una delle domande che mi avete fatto di più durante questo primo mese di quarantena, ovvero come si fanno gli split screen su Premiere Pro. Effettivamente è una cosa molto semplice da immaginare, ma non così facile da realizzare in Premiere. In realtà, sapendo come si fa, ci vogliono davvero pochi minuti. E questo è quello che voglio farvi vedere oggi. Andiamo! Eccoci nel nostro All Panels di Premiere Pro. Il mio è un po' disordinato. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è creare una nuova sequenza. Quindi Command N, prendo una sequenza in Full HD 1920x1080 e all'interno di questa vado a mettere due porzioni di video per creare il nostro split screen. Da una parte il mio faccione, dall'altra il faccione del mio amico Federico, con cui abbiamo fatto una challenge video proprio qualche giorno fa. Allora, la primissima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a riposizionare, o meglio a ridimensionare, le nostre clip, perché queste entrambe sono clip a in 4K, mentre la nostra timeline è una clip a 1080. Quindi una volta ridotta la dimensione noterete che Federico copre me, che sono nella traccia video numero 1, ma se andiamo a disabilitare il video noterete come ci sono anch'io sotto, quindi nulla di cui preoccuparsi. Una volta fatto questo non ci resta che andare a prendere l'effetto che ci consentirà di fare lo split screen. Se nel mio caso il pannello effetti si trova qui, se non lo trovate vi basta fare shift 7 sulla tastiera per fare venire fuori, oppure finestra e andare ad abilitare il pannello effetti. Qui, se avete Premiere Pro in inglese, scrivete crop e trascinate l'effetto su entrambe le clip. Se avete il pannello, se avete Premiere Pro in italiano, scrivete ritaglia. Una volta fatto questo, torno all'inizio del nostro cursore e noterete come qui l'effetto è applicato sulla clip. Adesso quello che andiamo a fare per cominciare è selezionare la porzione di schermo che ci interessa. Possiamo farlo sia trascinando, vedete, i bordi della nostra clip, sia utilizzando il pannello numerico, che sicuramente è molto più preciso. Quindi andiamoci a prendere il faccione di Federico e una volta ritagliato andiamo a posizionare nella parte destra dello schermo. Poi ci troviamo su una clip a 1920x1080, quindi se la matematica non mi inganna, a 960 avremo la metà perfetta del nostro schermo. E quindi vedete che Federico non è ancora ben posizionato. Andiamo a ritagliarlo nuovamente affinché si trovi esattamente nella metà dello schermo. E direi che abbiamo fatto proprio un buon lavoro. Tagliamo il pezzettino che sborda fuori. Come vedete abbiamo già uno split screen. Andiamo a sistemare anche la mia clip, riducendola nelle parti di vuoto. E questo, signore e signori, è il nostro split screen. Direi che non è niente di particolare, ma se volessimo arricchirlo potremmo farlo in due modi. Il primo è creare un solido e per farlo dovete fare color matte. Vi faccio vedere con un colore che sicuramente non utilizzerete mai nella vita, che è il rosso sparato. Possiamo fare due cose: applicare il color matte sulla nostra timeline nel livello più alto e come vedete tutto verrà coperto. Però andiamo qui nel pannello effetti, disabilitiamo uniforme scala, prendiamo il nostro crop nuovamente, trasciniamolo. Così facendo possiamo andare a creare quella che solitamente si vede quando si utilizzano, quando si fanno gli split screen, cioè una barra rossa più o meno ampia. A me personalmente non piacciono, quindi io cerco sempre di non utilizzarle, però se volessimo farci un'idea, questo è quello che verrebbe fuori. Come vedete, già abbastanza dignitoso. Un altro metodo per evitare di utilizzare i colori è quello di riposizionare i nostri video lasciando uno spazio al centro, perché come potete vedere alla base del nostro video c'è il nulla. Il nulla su Premiere viene visualizzato come nero e quindi qui si viene a creare una fascia nera. Ovviamente questo tipo di tecnica vi lascia molto spazio per l'immaginazione, perché qualora volessimo prendere ad esempio un'altra porzione di schermo da Federico, andarla a mettere sul terzo livello
ed andare a creare un crop nel crop potremmo farlo senza grosse difficoltà, quindi riducendola ulteriormente andiamola a riposizionare nella metà della nostra composizione, nuovamente crop, e andiamo appunto a cropparla come si deve, quindi così e così. Andiamo a fare la stessa cosa su di me, che in questo caso devo essere riposizionato con solo la mia faccia. Riduciamo il valore di crop e non ci sono limiti alle sezioni di video che potete mettere all'interno di una timeline. Chiaramente l'unico limite è lo spazio e la vostra creatività. Questa può essere sia una soluzione creativa, sia una soluzione funzionale, qualora doveste montare il video di una conferenza dove hanno parlato 7-8 persone e volete averle tutte a schermo. Come vedete, la tecnica in sé per sé non è una gran cosa. La cosa un po' più difficile, secondo me, all'inizio è proprio trovare i pezzi e capire il funzionamento dei livelli. Ma una cosa molto carina che si può fare con uno split screen, giusto per evitare di avere un video totalmente statico, è quella di animarli. Sì, perché lo split screen, come qualunque elemento all'interno della nostra timeline di Premiere, può essere animato. E per dare un po' di dinamicità, no? Vediamo subito. Quindi se volessimo realizzare questo sarebbe molto facile, dovremmo solo piazzare un keyframe con la posizione iniziale fuori dalla nostra timeline e la posizione finale invece dove vogliamo averla, come vedete in un movimento abbastanza lento in questo caso. Andiamo ad avvicinare i nostri keyframe a pochi secondi in modo che l'entrata sia abbastanza veloce. È anche possibile ammorbidire l'entrata facendo temporal interpolation is in e temporal interposition is out. Come vedete è molto più fluido, delicato, e viene inserito il motion blur automaticamente da Premiere. Andiamo a fare la stessa identica cosa su di me. Metto dei keyframe sia per la posizione sia per il crop. Andiamo adesso a riprenderci la posizione del keyframe finale di Federico e andiamo a posizionare il keyframe finale di quest'altra clip. Quello che dobbiamo fare, adesso che abbiamo di nuovo Federico, è andare a spostare in alto il mio faccione e croppare la parte bassa. Anche qui metto un keyframe alla fine e all'inizio. Come vedete c'è una bella differenza tra la clip, l'entrata della clip di Federico e l'uscita della mia clip. Questo perché i keyframe che ho messo nella mia di clip non sono interpolati, quindi anche qui tasto destro temporal interpolation is in, tasto destro temporal interpolation is out. Adesso vedrete come è tutto molto più morbido. Bam! E questa è una, la più basilare delle animazioni che possiamo fare per uno split screen, ma come vedete è veramente facile. Come avete visto, fare uno split screen e animarlo è veramente semplice, ci vuole solamente un po' di pazienza, ma una volta capite la tecnica probabilmente non avrete più bisogno di questo tutorial. Se però siete curiosi di entrare più nel dettaglio nel mondo di Premiere Pro e state cercando una fonte da dove poter prendere qualche dritta, nella playlist che trovate in descrizione ci sono tutti i miei tutorial. In particolare voglio segnalarvi i due più lunghi, ma i più completi secondo me, che sono quelli dedicati alla color correction e al color grading. Quindi se vi va, non dimenticate di farci un salto, di iscrivervi al canale e di lasciare un like se gli argomenti trattati su questo canale sono di vostro interesse. Ci vediamo nella prossima puntata, ci vediamo sulla strada. Chilli!